Buongiorno a tutti da Hogwarts Legacy, sono qui per farvi vedere la sala grande, perché ad Hogwarts siamo nel periodo natalizio, è bellissimo. Comunque volevo comunicarvi che ho finito di trovare i Demiguise, o meglio, ce ne sono in giro altri che se troveremo bene, se non li troviamo fa niente, perché sono diventata scema e mi è venuto anche da vomitare. Mi manca sempre la chiave di Dedalo che troverò, ma non ci sto perdendo più tempo più di tanto. Tanto se è destino che la trovo, la trovo. E quindi adesso stiamo aspettando. Oh, che volete voi due? Queste due qua dovrebbero essere quelle che si menano di statue. Comunque. Dicevo, facciamo una missione. Andiamo a fare una missione. Allora, quella porta alla missione principale, questa. Che devo parlare col professor Fig. E immagino che appunto devo fare la pozione polisucco. Ah, vedi? E poi ci sono le altre due. Drammi da drago e operazione segreta. C'è anche l'unico limite è il cielo. Sì, perché vedete, questo attendi che di avere notizie da Moon. Visto che ci siamo, io andrei subito a fare questa e poi facciamo le altre. Livello richiesto 23, ci siamo, cioè voglio dire, anche se le altre le facciamo dopo va bene uguale. Tanto di... No, perché nessun incarico? Se... Ah, devo andare dal professor Fig. Allora... Aula del professor Fig. Tanto dicevo che gli incantesimi da imparare li ho imparati tutti, tranne mi manca la Avada Kedavra, che non ci serve adesso. Dov'è l'aula del professor Fig? Qui. Ok, ho buttato giù i libri. Allora, dobbiamo proprio entrare nel suo ufficio e aspettare qua. Credo che tu stia interferendo in una questione che mi interessa da vicino. Oh, chi è? Le statuette di Demiguise e le lune che contengono sono state messe dove solo per un buon motivo. Non dovresti mischiarti in faccende che non ti riguardano. Ah, vedi? Non credo che il signor Pemberton intendesse usare la sua carta da lettere. Deve sapere qualcosa sulle lune dei Demiguise. A quanto pare si trova a Hogsmeade. Forse dovrei fargli una visitina. Sì, gli faremo una visitina. Adesso cominciamo Professor questa. Fig, i custodi mi hanno mostrato dove si trova la prossima prova. È cambiato qualcosa? Lodgok ed io abbiamo appreso che i Goblin stanno cercando un altro deposito, come quello che abbiamo visto nel castello di Rookwood, e che stanno costruendo delle enormi trivelle per velocizzare la ricerca. La professoressa Fitzgerald sembrava molto preoccupata. Capisco. È chiaro che Ranrok sa più di quel che credessimo. Professore, c'è dell'altro. Lodgok conosceva Miriam. Conosceva Miriam? Si incontrarono al castello di Rookwood. Lei era là per delle ricerche ed è lì che trovò il contenitore con la passaporta. Gli piacque così tanto che le lasciò il contenitore, nonostante gli ordini di Ranrok. Non so che dire. Sapeva ingraziarsi praticamente chiunque. Vorrei saperne di più e in effetti mi piacerebbe parlare direttamente con Lodgok. Tuttavia, non è questo il momento. Dov'è la prossima prova? Che lei ci creda o no, si trova nell'ufficio del preside. Incredibile. Molto bene. Ti servirà la parola d'ordine per superare il gargoyle di pietra. Puoi chiederla all'elfo domestico del preside. Non conosco l'elfo domestico del preside. Chissà se parlerà con me. Immagino gli sia molto fedele. Sì,
Perciò ti servirà un travestimento. E ho proprio ciò che fa al caso nostro, una pozione polisucco. Sembrerai tale e quale a Black. Un attimo. Non è necessario un qualcosa della persona in cui ci si vuole trasformare? E non è lunghissima da distillare? Esatto. Quindi come fa ad avere già la pozione che trasforma nel professor Black? Sono un uomo previdente. Diciamo solo che sentivo di dovermi preparare a qualsiasi evenienza dopo la mia infruttuosa visita al ministero per suo conto. Comunque non c'è tempo da perdere. Bevila e ti spiegherò tutto. Ah, quindi cominciamo subito la missione, va bene. Oh! Come ti senti? Benissimo, anche se non dimenticherò quel sapore tanto presto. No, la voce com'è? Convincente. Mi sono preso la libertà di trasfigurare i tuoi abiti. Come già detto, dovrai farti dare la parola d'ordine da Scroop, che può trovarsi ovunque nel castello. Cerca la professoressa Kogawa. Ultimamente sta assillando quel povero elfo col Quidditch, nella speranza che convinca Black a cambiare idea. Per ora non ha funzionato. Capisco. Ma che faccio se Black mi vede? Lascia che ci pensi io. Gli dirò che dobbiamo incontrarci a Hogsmeade con un contatto del ministero. Questo ti darà tempo. Grazie, professore. Ci rivediamo alla sala delle mappe, allora. È molto strano sentirsi ringraziare dal professor Black. Ci vediamo là. Ora devo trovare l'elfo domestico del preside. Sì, ok. Andiamo dalla Kogawa. Ma se mi vedono girare, correre in giro, scorazzare per le scale, gli altri studenti non si fanno due domande che il preside corre come un pazzo per la scuola, professore, tipo questo qua. No. Il professore, cercavo proprio lei. Sono molto occupato, professor Sharp, molto occupato. Certo, signore. È solo che lei mi aveva chiesto una pozione particolare e io... Io? Ah, è vero! Sì, sputi il rospo, Sharp. Non ho tutto il giorno. Forse è meglio non parlarne qui, signore. Perché non possiamo parlare di pozioni qui? Non vedo dove sia il problema. D'accordo. Ho pronta la pozione scacciabrufoli che mi aveva chiesto. Posso portargliela in ufficio quando vuole. Ah, ma certo, sì. Non c'è bisogno di fare tanto i misteriosi. Me la faccio consegnare da uno studente. Da uno studente? D'accordo, se è questo che vuole. Insisto. Grazie, Sharp. Spero ne abbia preparata abbastanza. Ho parecchi foruncoli. Ora devo decidere a chi affidare questo poco appetibile incarico. A me. Sulla testa, puro sangue! Il futuro è vostro! Sì. Quando vedo ciò che passa per magia in questi corridoi, mi... Cosa vorrà mai il preside? È una bella domanda, è quello che mi chiedevo anch'io. Ah. E secondo te quegli stivali sarebbero lucidi? Devi fare di meglio! Professor Black, come vanno le cose? Sì, non mi sento. Non passo un giorno senza chiedermi per quale motivo io abbia accettato... Professore, permette una parola? Oh. Professor Black, non è troppo tardi per riconsiderare la sua decisione a proposito del Quidditch? Potremmo tenere comunque le prove e disputare una stagione più corta. Sempre meglio di niente. Ma pensi all'infortunio, Madama Kogawa? Professore, è capitato a molti studenti di prendersi un bolide in testa, ma tutt'al più questo li ha fatti rinsavire. E si sono ripresi perfettamente. Se questa volta è successo a un puro sangue, non è un buon motivo per... Che assurdità! La salute di uno studente è molto più importante di uno stupido gioco. Uno stupido gioco? A volte lei è davvero impossibile, signore. Ho una mezza idea di segnalarla all'ufficio per i giochi e gli sport magici del ministero.
Pensavo avesse questioni più impellenti di cui occuparsi. Allora, dov'è il mio elfo? Io? Buona giornata, professore. Quanto a Scroop, l'ho visto nella sala grande. Sembra che mi eviti. Mi chiedo perché. Buona giornata, Madame Akogawa. Ok. Mi sta simpatica questa prova. Cosa abbiamo fatto per meritarci un preside? Mastichi con la bocca aperta? Chi ti ha insegnato l'educazione? Ma sono io che lancio tutte queste illazioni? Sì, forse dovevo parlare con quello là, però. Sta venendo da questa parte. Se gli parlo? Una parola, signorina Broom. Oh, professore, che sorpresa! Il mio nome è Bloom, in ogni caso. Ricordami la tua area di specializzazione, Broom. I gufo sono vicini. Incantesimi, signore. Magie non verbali. Forse lavorerò su uno per scomparire. Continua così, Broom. Presto sarai tanto invisibile quanto quel nuovo arrivo del quinto anno. Non è invisibile, signore. Ho fatto il suo incontro in biblioteca. Mi ha aiutata con alcuni libri pesanti. E comunque, parlando di invisibilità, dove diamine è il mio elfo? Il preside mi sembra un po'... Sì, forse dovevo parlare anche con l'altro studente, fa niente. Se lo rincontro, ci parlo dopo. Se dovete parlare con me, prendete appuntamento con i miei segretari o... Professore, devo parlarle. Salve, professor Black. Ah, professoressa Weasley, che immenso piacere vederla. Signore. Ah, visto che ci siamo, mi chiedevo se potessimo parlare un attimo del professor Fig. Oh, molto bene. Ho deciso di concedergli più libertà col suo tempo. Più libertà, professore? Ritiene sia saggio? Sono preoccupata per i suoi studenti. Già lo si vede di rado a scuola. Ah, beh, sì. Si sta occupando di alcuni affari ministeriali per mio conto. Capisco. Ma, signore, se posso, credo che il nuovo arrivo del quinto anno stia trascorrendo troppo tempo lontano dal castello per conto del professor Fig. Mi sono giunte voci allarmanti sulle loro avventure. Pare si siano intrufolati nella foresta proibita e abbiano perfino affrontato Ranrock, Rookwood e compagnia. Cosa? Cielo, non può credere a tutto ciò che sente, professoressa. No, no, non mi sembra proprio caso. Voglio dire, terrò d'occhio io, Fig. Lei continui così. Sta facendo un lavoro meraviglioso. Davvero meraviglioso. Beh, ecco, io la ringrazio. Ma sarei lieta di indagare bene, su... Bene, bene, è tutto, Weasley. Voglio dire, professoressa Weasley, buona giornata. Un lavoro meraviglioso? Più libertà per il professor... Questo dovrebbe dare un po' di respiro al professor Fig. Scroop lavora sodo come ogni altro elfo domestico. Scroop! Salve, padrone. Ricordami la parola d'ordine del mio ufficio. Oh, ma il padrone ha fatto giurare a Scroop di non rivelarla mai, neanche a lui stesso. Come osi rispondermi così? Ho in mente di darti un nuovo paio di orecchie. Oh, sì, signore. Certo, signore. Scroop chiede perdono. È il motto della famiglia Black, padrone. Oh, sì, certo. Io... Il padrone lo ricorda, vero? La purezza del sangue. Puri per sempre, non è vero? Quasi, padrone. Sempre puri. Scroop sospetta che il padrone lo stia mettendo alla prova. Ovviamente. Ma come il padrone sa già, in francese. Ah, certo. Ti ordino anche di pronunciarlo. Oh, il padrone sa che il francese di Scroop è pessimo. Comunque, toujours pur. Ah, grazie.
Non parlare mai più di questa conversazione, né con me né con altri. Certo, signore. Ora Scrub farà del suo meglio per non disturbare il padrone. Erutta. L'effetto perché? Della pozione polisucco sta svanendo. Sarà meglio che mi nasconda. Dove? Ah, lì. Ah, appena in tempo. L'effetto sta svanendo. Fig aveva ragione. Quasi non ci credo che abbia funzionato. Ora devo dire la parola d'ordine al gargoyle. Ok. Ma quindi adesso abbiamo la missione principale? O non ancora? No, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, magari apparirà in questo frangente. Dove sto andando di qua? Fammi andare da un'altra parte. Ma dov'è la cosa del preside? Non credo. Credo che sia qua. Possibile? Torre del corpo docente? Non lo so. Accedi all'ufficio del preside. Bastava cambiare zona e mi dava... Dovrebbe essere qua l'ufficio del preside, teoricamente. Fammi vedere. Dovrebbe essere lontano l'ufficio del preside. L'abbiamo visto non neanche tanto tempo fa. Qui tutti. Rebellion. Oh, è il forziere del calice di fuoco. Quindi qua dentro c'è il calice di fuoco. Chissà cosa c'è là. Però è vero, avrei potuto usare la Felix Felicis per trovare i... Ok, devo entrare qua per trovare i demiguys. Non mi ricordo. Allo, Mora. Professoressa Eckhart, come abbiamo discusso, ho scritto i goblin di mia conoscenza alla Gringotts. Tutti hanno condannato le azioni di Ranrock e, in privato, alcuni hanno espresso le loro perplessità sulle vere motivazioni. Da quel che ho saputo, nel modo in cui ha trattato i suoi simili che si sono rifiutati di seguirlo, sono incline a concordare con i nostri amici della banca. Se riuscirò, scoprirò altro, glielo farò sapere. Per ora le basti sapere che dobbiamo rimanere vigili. Ok, quindi questa dovrebbe essere la stanza della Sharp. Ha fatto un pin? Qualcos'altro? Ha fatto un pin? Ancora? Pin. Sarà qua fuori. Pin di qua sono appena uscita. No, di lì sono appena entrata, non appena uscita. Cioè
Cosa ho rotto? Non lo so. C'è qualcosa qua intorno, sicuro. Va bene. Andiamo su. Il gargoyle. È lì che devo pronunciare la parola d'ordine. Dai. Toujours pur. Cominciamola. Rebellion. Ma non l'avevamo già preso? Ma io mi ricordo che l'avessimo già preso. Andiamo. Andiamo a battere l'ultimo. Mi chiedo se tutte le famiglie di maghi d'elite abbiano un motto. Sì. Oh. Felice di vederti. È merito della prontezza mentale del professor Fig. E ora avvicinati al piedistallo nell'anticamera e leggi il libro che vedrai apparire. Però. Cosa dovrei aspettarmi di trovare nel libro? Una storia. Non posso dirti altro. Potresti riconoscerne alcuni elementi, poiché ho preso spunto da un racconto caro ai bambini del mondo magico. Immagino ci sarà altro da fare oltre a leggere un libro. Sospetti fondati tuoi. Torna da me quando avrai finito. Ok. E per tutto questo tempo è stato qui, proprio sotto gli occhi del preside. Aspetta. Ricevuto tonico per capelli, pomata per baffi, pomata per pettine, pugnatura, madonna. Pagato in minima parte cifra restante per evitare il ministero. Rebellio! Devo andare su. Deve essere questo il piedistallo. Usa. Vediamo che cosa ci dice. Sarà, una specie di pensatoio. Diario di Tom Riddle. Dove mi trovo? Professoressa Fitzgerald, riesce a sentirmi? Sono qui, in questo luogo. Puoi chiamarmi Nifa. Ora assisterai a una storia. Presta attenzione. Vabbè. Non sempre le cose sono quel che sembrano. Ok. Dovrai muoverti rapidamente con prudenza. Usa gli strumenti che incontri per trovarmi. Per prima cosa ti servirà un mantello. In questo posto, come nella vita, la morte assume molte forme. Cerca di evitarle, costi quel che costi. Non mangia morte. Posso usare... Ho sul mantello dell'invisibilità. Se mi vedono. Vedo una mazza però. Meglio muovermi finché posso. Nive deve essere qui da qualche parte. Devo muovermi al momento giusto. Ok, è una cosa da fare in stealth perché non credo di poterle battere. Devo scendere. Come faccio a scendere? Allora, devo aspettare che sia girata di là quella lì. Questa si guarda un po'. Vabbè. No, mi guarda. Ok.
una scalinata laggiù. Che cazzo la vedi la scalinata? Io non la vedo la scalinata. Sarà dietro lì? Sarà quella lì? Io vedo un ponte. Ma a meno che non era questa qua che ho già fatto. Allora, devo scendere, ma non so se devo passare di là o di lì. Dai, spostati. Andati qua, sì. Ah, questa è la scalinata. Ah, c'è dell'acqua. Che brutta. Oh, signore! Non mi piace questa prova, cioè mi è piaciuta fino a prima. Come è potuto succedere? Una scala. Se ci salgo, magari non mi vedranno. E invece ti vedono. Dai, che siamo su Assassin's Creed. E traversa. Devo andare di lì. Li ho seminati. No, non è per vero. Sono lì. Devo andarmene da qui. Dove sarà Niv? Tu cosa fai lì? No. Non hai seminato nessuno. Guarda quanti ce ne sono lì. E io devo andare là. Io provo. Sono in troppi. Devo attraversare la strada più veloce che posso. Quindi? Via. È quella la strada giusta, ma prima devo trovare il modo di passare. Porca troia, non ti ho vista. Non mi piace sta frasta. Dimmi che non cominci da capo. Ricomincia da capo. Questa è la mia occasione. Sto arrivando, Nid. Sì. Ah no, 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 ho ricominciato da qua, meno male. Quindi devo andare là, ma ce n'è uno sono là. Sono troppi. Devo attraversare la strada più veloce che posso. Vai. È quella la strada giusta, ma prima devo trovare il modo di passare. Dai, si è girato. Ma c'è la fregatura, eh. Nient'altro che guai da questa parte. Deve esserci un altro modo per trovarla. Devo tornare indietro. Non c'è modo di oltrepassarli. Che cazzo. Sembra detto tutto. Quella porta sembra l'unica via sicura. Sì, decisamente. È chiusa. Non mi resta che andare avanti. Che cazzo ci fai qua tu?
qua dentro. No. Questa è la mia occasione. È la tua occasione per andare dove? Dove devi andare? Non so dove devi andare. Ok. È chiusa. Non mi resta che andare avanti. Sono sopra. Quella porta sembra l'unica via sicura. Quale porta? Non mi dai neanche il reveglio. La porta è quella, quindi io adesso devo salire. Ma sì, è lì la porta. Se stai ben attaccata qua, che ci sono i lì qui, qui. Attraversa il centro abitato. Allora, qua c'è girato. Questa è la mia occasione. Sì, ma non riesco a capire dove devi andare. Devo andare giù. Sono girate di là? No. Questa mi vede. Vabbè, buon per noi che non... Dai giù. Non ti muovere. Non farti venire qualche trampo. Di là non possiamo andare. La porta è qui. Devo attraversare di lì e andare dove? Giù di là? Ma di là c'è quella grossa di morte. Non ho capito. Di altre porte non è... Sì, ne vedo una là forse. No, non c'era una porta, mi ci sono avvicinata. Perché non mi fa saltare, ma non mi fa fare niente. Mi fa solo camminare. Quindi esattamente non so cosa io debba fare. Che là non c'è più. Vabbè, ci proviamo. È inquietante, ma ci provo. Ah, ok. Ok, certo, capito. Ovviamente okay, l'ultima prova. Cioè, credo sia l'ultima. Mi vede qui. Ah no, ma non è lei. Non è la morte. Non mi fa neanche fare il reveglio. Cosa vuoi che? Dar giù. No, no, no. Non lasciate che mi torni. È questa la strada giusta. Sì. Ma? Ok. Sono invisibile. Ho il mantello dell'invisibilità adesso. Uno dei doni della morte, quindi. Dove devo andare? Devo tornare lì.
Ah, mi fa più passare di qui. Va bene, dobbiamo andare di lì, quindi adesso non dovrebbero vedermi. Sembra proprio che non mi vedano. Posso provare ad avvicinarmi? No, avvicinarti a... perché mi sa che quella grossa ti vede. Non lo so. Finalmente al sicuro. No, che questa sicuro? Questa deve essere la strada giusta. Ma dov'è Niamh? Sei sfuggita alla morte finora, ma non mi hai ancora trovata. La ricerca continua, seppur questa volta non potrai nasconderti. Ma come no? Impugna la bacchetta di fronte a te. Non sperperarne lo straordinario potere. La bacchetta dei doni della morte. Anche il Reveglio adesso. Sono tornata a me stessa. Però non mi dici se ci sono nemici? No. Ok, mi dà soltanto queste. Mi dà soltanto depulso, bombarda e... devo andare giù. Gallina e mi fingo. Già. Ragazzi, basta che non siano ragni. Ombra della morte. Sono protetta. Ah, ne ho visto. Ok. Mi sa che non c'è nessun guardiano degli scrittoi là, quello là, non mi ricordo come si chiama. Dai. Lupi, non lupi, benissimo. Belli, mi piace. Una bella lotta, mi piace. Ti vedo. Bombarda. E ancora. Bombarda. Descendo. Bombarda, bombarda. Difendo. Anche difendo. Prova strana.
molto diversa. Ma qua ci siamo già stati. Topolino? A me sembra quasi il primo. Adesso appaiono anche gli altri perché vabbè, terza fase. Ah, c'è quella grossa. Salve. C'hanno anche tanti piccolini, vero? Sì. Ok. Le pulse. Questo è andato. Ok, adesso ci sono le altre. C'è l'altra. Adesso tocca a te. No. Che due maroni. Allora, uno lo sistemo così. E neanche tanto. Così, vabbè. Ma... Ok. Fatto fuori, via, via, via. Troll di merda. Ok. Dove sei tu? Ok. E l'ho anche guadagnati in... come si chiama? In punteggi. Vediamo qua cosa c'è. C'è di bello che le pozze ne ho sempre 20. Non so perché. Ok. Una semplice pietra. Deve essere per me. È la pietra della resurrezione. Chi dobbiamo far resuscitare? Oltrepassa gli afflitti davanti a te. Niente come sembra. È finita. Niva è morta. Oh, povera Niva.
Era così giovane. Ma secondo me qua c'è qualcosa che non quadra. Saremo gli stessi senza di lei. Mi hai trovata, ma ciò che è fatto non si può disfare. La magia della pietra può solo evocare l'ombra di ciò che è. Tuttavia, non c'è luce senza ombra, come non c'è ombra senza luce. Solo perché possiamo dissipare l'oscurità, non significa che dobbiamo farlo. Non dimenticarlo mentre assisti al mio ricordo. Oh, il pensatoio. Vediamo. Isidora, ciò che hai fatto per tuo padre è incredibile. Lo è, non è vero? E Percival non deve preoccuparsi per i trefoli di emozioni o le tracce che questa magia lascia. Sono riuscita a trovare un modo per contenerli. Non ti sei fermata? Argento Goblin. Mi hai parlato con un Goblin? Non temere, non hai idea di che cosa vogliamo contenere. Ma non abbiamo ancora idea di che effetto possano avere le emozioni, le tracce oscure. Sembra di sentire Percival. Si dà il caso che io lo sappia. Si tratta di una fonte di forza, di concentrazione. In qualche modo è in grado di rendere più potente la mia magia. Non ti seguo, Isidora. Io penso si possa controllare. Un simile potere non deve essere sottovalutato. Nelle mani sbagliate. Hai visto cosa ho fatto per mio padre? Sì, certo, Niamh, immagina il bene che potremmo fare. Tutti a questo mondo soffrono in qualche modo. Che stai facendo? Respira a fondo. Riesci a sentirla? Oh, Isidora! Questa storia deve finire. Praticamente si droga col dolore degli altri. Avete tenuto per voi questo potere perché lo temete. Io invece l'ho accolto. Cosa ti ha fatto? Non devo tirare dietro niente a nessuno? No, non so dove sono, ma penso che mi ritroverò alla sala delle mappe. Esatto. Beh, questa prova non è stata complicatissima. Per ora. Chi è questo? È vero tizio? Che qualcuno ha superato le prime tre prove? Quindi sono quattro? Sì, è così. Ma sei così... Giovane? Lo so. Lei deve essere il professor Bakar. Sì. Piacere di conoscerla. Nel ricordo che ho appena visto, Isidora stava inalando emozioni dolorose. Esatto. L'ho trovato preoccupante. Com'è riuscita a ricavarne un potere? E come l'ha imbrigliato? Inquietante, davvero. Tuttavia mi domando perché mi chiedi del suo potere. Non vorrei mai rivelare dove si trova il mio pensatoio a chi, forse, deve ancora comprendere la responsabilità che si accompagna al potere.
Professore, le assicuro che la comprendo. Infatti, ciò che ancora non sa è che un goblin pericoloso di nome Rarrok è entrato nel deposito del castello di Rookwood. Ha imparato a imbrigliarne il contenuto e ne ha ricavato un enorme potere che vuole usare contro il mondo magico. Non c'è tempo da perdere. Capisco. Tuttavia, la conoscenza che acquisiresti osservando i miei ricordi è troppo preziosa per poterla condividere senza alcune ulteriori considerazioni. Ho la necessità di consultarmi con gli altri custodi. Giustamente. A quanto pare non ci resta che aspettare, per quanto sia frustrante. Sì. Ho sentito cosa hai detto a Bakar. Isidora risucchiava le emozioni per acquisire potere? Si drogava. Esatto. E ha estratto le emozioni alla professoressa Fitzgerald, come ha fatto con suo padre, senza permesso. Mostruoso. Inoltre, ha detto che aveva trovato un modo per immagazzinare le tracce di magia che estraeva, usando l'argento goblin. I depositi? È possibile, sì. C'è una cosa che non ho avuto modo di dirle prima. Ranrock sta scavando in alcuni luoghi legati ai 5 nomi che ha trovato nei diari di un goblin esperto di metalli, un certo Gradbarb. 5 nomi, dici? I custodi e chi altro? Isidora Morganach? Precisamente. Ecco perché è sempre un passo avanti a noi. La Gringot, la torre, il castello di Rookwood. Visto che i custodi non vogliono ancora indicarti la prossima prova, cerchiamo di tenere d'occhio Ranrock. Potrebbe condurci lui a qualche informazione in più. Forse. Spero che Lodgok mi contatti presto. Dopo le trivelle non ho più saputo niente di lui. Avrà ormai capito, il suo piano con la pozione polisucco ha funzionato. Non avevo dubbi. Potrei solo aver esagerato nel distrarre Black. Non sapevo reggesse così poco il whisky incendiario. Un dono mortale, trofeo guadagnato. La prova di Anian Fizera. Ok, adesso dovrebbero arrivare un sacco di altre. Cosa devo fare? Va bene, abbiamo fatto anche questa prova. E mi è piaciuta? Sì. Oh, sono pieni? Va bene, ok. No, non è vero che sono pieni. Mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta davvero tanto questa prova. Un sacco. E niente, io vi saluto qui. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video con Hogwarts Legacy. Ciao ciao!